Breguier e poi Claudio Nicolais, l'avvocato, che della rete salva. È una rete salva ciclisti, no? No, un'associazione. Però vorrei associazione. A Roma è nata l'associazione dopo molto tempo. 5 minuti, poi Karin Genoa che ha un aereo non tanto presto, ma insomma con Fiorella Toro abbiamo qualche minuto di più. Dobbiamo dare spazio alle nostre ospiti stranieri. Velocemente, sono stata costretta a dimezzare il mio intervento. Comunque, io sono il responsabile. No, verrà pubblicato online. Del Dipartimento Tutela delle Vittime di Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale, che è un organismo che rende unico questo partito, in quanto non esistono altri partiti in Italia con un dipartimento interamente vocato alle vittime, forse neanche in Europa. Del resto la tematica della vittimologia e della sua tutela è da sempre stata attenzionata dal mio partito. Infatti Fratelli d'Italia è stato il primo di questa legislatura, nel marzo 2013, a presentare un disegno di legge sull'omicidio stradale, seppure in una formulazione leggermente diversa a quella attualmente in esame, giusto a conferma di quanto la tutela dei diritti dei cittadini sia importante. Omicidio stradale perché? Premetto che da giurista ritengo che nel nostro ordinamento giuridico siano presenti tutte le norme possibili e immaginabili anche per poter punire chi commette un reato stradale in una forma adeguata rispetto al danno causato. Però la necessità di istituire un reato ad hoc è nata dalla necessità intanto di rispondere alle istanze delle tante associazioni di vittime e di politici che hanno chiesto una presa di posizione al nostro governo, e anche per la certezza della pena e la possibilità di soprattutto di avere pene. Di fatto che lo stavolo più arduo è stato da sempre quello di vergare una linea di confine tra il dolo eventuale e la colpa cosciente nella particolare tipologia che sono i reati, i delitti stradali. Come sappiamo, la tendenza della giurisprudenza italiana è quella di ritenere che il dolo eventuale necessiti una valutazione assai rigorosa, per cui si chiede che più di un semplice sospetto circa la disattenzione e la noncuranza, con la necessità di inquadrare inequivocabilmente la necessità di nuocere da parte del reo. Non è sufficiente quindi parlare di una condotta scellerata. La discrezionalità dei giudici poi ha fatto la sua, perché fino ad oggi difficilmente sono state irrogate pene adeguatamente severe nella misura del danno causato.